Ah, stiamo registrando. Buongiorno, salve a tutti. Commentiamo la partita di ieri del Napoli. Una partita abbastanza equilibrata, 26 tiri contro 1, 18 calci d'angolo contro 2. Una partita che ha fatto vedere che il Napoli quest'anno veramente può salvarsi con anticipo. È una squadra equilibrata, una squadra compatta, con giocatori di discreto livello come Osimhen, che ha una discreta corsa, un difensore come Koulibaly ai livelli senza dubbio di Rugani, del miglior Rugani, un centrocampino fatto veramente abbastanza bene, costruito bene, che non ha nulla a che invidiare con quello del Venezia. Però, ragazzi, testa a Roma. Noi domenica dobbiamo andare ad affrontare la grande Roma dello Special One di Mourinho. Dobbiamo essere umili, dobbiamo cercare di mettere qualche volta la testa nella loro metà campo, sempre con umiltà, e cercare di magari strappare un punticino. La salvezza viene sia dalla partita di Roma, ma soprattutto dalla partita degli altri campi. Dobbiamo guardare anche agli altri. Domenica c'è un bello scontro diretto a Salerno, Salernitana-Empoli, il Venezia va a Sassuolo, il Cagliari a Firenze e dobbiamo guardare anche gli altri. Dobbiamo restare concentrati, umili e concentrati. Quest'anno la squadra c'è, veramente ci possiamo salvare. Devo dire la verità che non pensavo, non immaginavo che Spalletti riuscisse a plasmare questa squadra in questo modo, una squadra unita, compatta, che gioca bene, però c'ha tante tante criticità. Non abbiamo il terzino sinistro, Spalletti caratterialmente alle prime difficoltà crollerà, mollerà. È una squadra che veramente si troverà presto invischiata di nuovo nella lotta salvezza, ma godiamoci il momento, siamo sereni, siamo compatti e Pascal Rumini ci schiatta maga, tre palloni ce l'ha. Stavo dicendo che a Roma andremo sempre con umiltà e tranquillità e quest'anno ci divertiamo. Un saluto a Mancini, grande allenatore della nazionale italiana, che ha preferito Bernardeschi a Poppo, Poppo, Matteo Politano, Poppo. E va bene, niente di tutto, ragazzi, umili, tutti nella capitale, cerchiamo di andare a strappare un punticino per la salvezza e sempre forza Napoli.